Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come: grande delusione per Anna Tatangelo che ha incassato una brutta notizia proprio in queste ore. Ecco i dettagli della situazione. Dopo la burrascosa rottura con Gigi D'Alessio, Anna sembrava finalmente aver ritrovato il sorriso. Insieme al suo collega Livio Cori ha instaurato una bella relazione sentimentale, notizia accolta con grande gioia da parte dei suoi sostenitori. I tanti fans della Tatangelo infatti, hanno sperato per lei che il rapper fosse stato l'uomo della sua vita. Purtroppo però, negli ultimi giorni è iniziata a circolare l'indiscrezione di una presunta crisi che avrebbe fatto avere dei seri ripensamenti alla coppia. A quanto pare infatti, Anna e Livio si sarebbero lasciati. Secondo alcuni il nome della cantante è risultato troppo pesante per il giovane artista. Il problema è diventato sempre più grande fino a quando la situazione si è resa insostenibile. Attualmente non possiamo sapere se nei prossimi giorni ci sarà un eventuale dietrofront, ma al momento sembra un'ipotesi alquanto improbabile. E pensare che prima della suddetta notizia si era parlato anche di un possibile matrimonio tra i due, scenario che invece si è sgretolato sul nascere. Anna Tatangelo, triste risveglio per lei. Mentre la situazione sentimentale di Anna è in un periodo buio, quella del suo ex è di tutt'altro tipo. Gigi D'Alessio infatti, è felice insieme alla sua nuova compagna Denise Esposito, la quale qualche mese fa ha messo al mondo l'ultimo erede dell'artista partenopeo. Come se non fosse già un momento abbastanza delicato, per la Tatangelo è arrivata un'altra pessima notizia. Il programma da lei condotto infatti, ovvero Scene da un matrimonio, nel weekend ha incassato una brutta sconfitta a livello di share. Sia domenica che da noi. A ruota libera hanno riscosso un apprezzamento ben superiore rispetto al format targato Mediaset. La cantante e conduttrice televisiva è stata seguita da poco meno di 1.200.000 persone, con una percentuale che si è attestata sul 9,8%. Il rotocalco domenicale della Zia Mara ha conquistato invece un eccellente 22,1% nella prima parte e un 20,7% nella seconda. Francesca Fialdini con Da Noi. A ruota libera ha collezionato il 15,9%, superando abbondantemente la trasmissione diretta dall'ex di Gigi D'Alessio. Per la cantante di Sora c'è ancora molto lavoro da fare, dato che anche stavolta purtroppo non ce l'ha fatta a battere la concorrenza. Per tentare l'impresa ha a disposizione ancora due appuntamenti, con la speranza che gli ascolti ritornino almeno ad avvicinarsi alle buone cifre con cui la sua trasmissione aveva esordito quest'anno. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Yeah.